Allora, andiamo a vedere la prima slide e poi la successiva perché cerchiamo di capire un po' che cosa sta succedendo per quel che riguarda gli incidenti. Continuano a verificarsi, eccolo qua, il fenomeno infortunistico in Italia continua ad esistere sempre, Covid, non Covid, anzi contribuisce anche il fattore Covid che ve l'avete preso comunque in esame, estrapolandolo dagli altri dati. Incidenza degli infortuni, eccolo qua. Cosa vediamo? Questa è la distinzione per regioni, vero Presidente? Sì, qui è Cosa molto vuol dire incidenza importante, intanto? esatto, è Spieghiamo. molto importante parlare di incidenza perché normalmente si parla solo di numeri assoluti dei morti, per cui se noi andiamo a guardare i numeri assoluti, la Lombardia è la regione in cui si muore di più, però in Lombardia è anche vero che c'è la maggior parte dei Aziende. lavoratori e quindi la Lombardia per assurdo è la regione più virtuosa, dove cioè ogni milione di lavoratori si infortuna. Ci sono meno infortuni mortali. Ha un indice di incidenza molto basso, quindi ci sono regioni invece come il Molise che ha un indice infortunistico che è 8 volte maggiore, ossia chi lavora in Molise rischia 8 volte di più rispetto a un lavoratore che opera in Lombardia. Però la Lombardia è bianca, no? Se non È zona sbaglio. bianca perché ha un indice infortunistico molto basso, ossia muoiono poche persone rispetto a ogni milione di lavoratori. E la Calabria? E la No, Calabria questi negli erano qui. anni ha avuto quest'anno Forse è non si virtuosa, denuncia. quest'anno è virtuosa, l'anno scorso non lo è stata altrettanto, però è una regione che se andiamo a vedere i dati 2018, 2019, 2020 e 2021 ha variato il colore. Non mi chieda il perché, ma Perché poi devono essere indubbiamente infortuni denunciati di devono essere persone in infortuni regola e denunciati. tutto, per cui si apre un mondo. Comunque Esatto. vediamo nel sud Italia che appunto la regione Basilicata, Puglia, non sono messe assolutamente bene. Quindi vuol dire che lì c'è da. Lei diceva tra l'altro questi colori hanno un po' allertato le regioni che sono viste coinvolte in virtù del vostro lavoro, no? Sicuramente il nostro lavoro è indirizzato a smuovere le coscienze e quindi a fare in modo che i governatori e comunque i politici delle varie regioni nelle quali si verificano più infortuni si muovano e adottino delle misure, dei piani di sicurezza diversi da quelli attuali che evidentemente non hanno portato risultati, anche perché le regioni che sono in rosso sono regioni che sono in rosso anche negli anni scorsi, cioè non è una novità di quest'anno. Il Veneto, è una regione, che ha una numerosa popolazione lavorativa, di conseguenza l'indice infortunistico è piuttosto basso, anche se siamo in zona gialla, ossia siamo leggermente sotto la media nazionale, ma ancora è piuttosto virtuoso anche il Veneto. Quindi controlli, maggiori controlli alla fin fine, perché se no si Maggiori riesce. controlli, maggiore formazione, ma anche controlli interni, come dicevamo, da parte dei preposti. Altra slide, vediamo un po', qua vediamo un po' un ulteriore elemento, infortuni sempre mortali per regioni, quindi questo schema invece cosa indica? Qui vediamo l'andamento dagli anni 2018-2019, che è la prima colonna, il 2020 che è l'anno Covid per eccellenza, dove ci sono stati numerosissimi morti sul lavoro dovuti al Covid, parliamo di oltre 500 Questo è un persone aggregato, morte quindi un per aggregato con. Covid. Sì. E poi il 2021 invece, dove l'incidenza dei morti Covid è minore. Teniamo conto che nel 2021 sono stati denunciati circa metà dei morti sul lavoro rispetto al 2020 da Covid. Ah, da Da Covid. Covid. Quella successiva invece ci fa un confronto utilizzando sempre i dati del 2020 e 2021, giusto? Sì, Covid e non è Covid. proprio vediamo a sinistra, vediamo la parte arancione che è doppia rispetto nel 2020 rispetto al 2021. Quindi quelli sono i morti da gennaio a novembre, le morti bianche, cosiddette bianche, e vediamo che nel 2020 la fascia arancione è molto ampia perché il Covid ha inciso molto, tant'è che tutte le statistiche che abbiamo sull'anno 2020 vengono falsate dal Covid. Però il Covid vuol dire contratto in luogo di lavoro a questo punto. Contratto in luogo di lavoro. Sappiamo che il settore sanità ha avuto parecchie difficoltà in tal senso, no? Ci sono Ma state. in azienda, ad esempio, se una persona contrae dal collega in azienda, è sempre luogo di lavoro. È sempre luogo di lavoro, però sì, l'INAIL deve verificare se effettivamente il contagio è avvenuto nel luogo di lavoro. È piuttosto difficile. Infatti è una prova che all'inizio Sì. sembrava essere fattibile, poi invece. Allora, la slide successiva ci introduce invece l'occasione di lavoro e in itinere, se non erro, vero?
Sì, nei vari anni possiamo notare che nel 2020 in particolare c'è stato un numero elevato di morti sul lavoro, che è l'istogramma diciamo di colore giallo. Poi la parte blu nel 2020 vediamo che sono i morti sul lavoro nel luogo di lavoro. E invece vediamo che sono più basse le barre relative sono minori gli infortuni mortali dovuti all'itinere. Ma è chiaro, perché siamo stati nel 2020, ricordiamoci, chiusi, e c'è stata sicuramente meno movimentazione di merci anche in giro per il nostro paese. Poi l'altra, quella successiva, invece ci parla di un confronto qua delle percentuali praticamente anche sempre per anno, vero? Anche qui vediamo il 2020, questo è un grafico a torta, nel 2020 c'è stata una grande maggioranza rispetto agli infortuni mortali complessivi degli infortuni accaduti nel luogo di lavoro, sempre dovuto al Covid anche qui. Quindi il Covid ha avuto un peso molto rilevante, perché tolto il Covid si potrebbe dire che tutto sommato non ci siano stati tanti incidenti, o no? No, è corretto, il Covid, quasi metà degli infortuni mortali sono dovuti a Covid, cioè parlavo prima di un numero di 500 su 1250. Sono tanti. Nel 2020. Prima accennavo il discorso delle denunce, si tratta anche di denunciare gli infortuni e queste hanno dei numeri, vediamoli insieme. Cosa avete riscontrato? Allora, tenga conto che nel 2021 ci sono state 500.000 denunce di infortunio, quindi un numero molto molto elevato. Anche qui nel 2020, che noi ormai lo chiamiamo anno Covid, ma tutti lo chiamano anno Covid, nel senso che il Covid ha avuto un effetto molto evidente nel 2020, nel 2021 per fortuna, a parte qua ultimamente, le cose sono cambiate e adesso sembra che stiamo ritornando a condurre questa lotta, no, contro il Covid, ma sicuramente anche per quanto riguarda gli infortuni sono diminuiti nel 2020 quelli in itinere, cioè nel tragitto casa-lavoro, e quelli lungo le strade. Poi avete anche analizzato il confronto di percentuale delle denunce, che è comunque rilevante. Sì, anche qui nel 2020 vediamo che tutta la parte azzurra del grafico a torta è molto preponderante nell'anno 2020, ossia nel luogo di lavoro rispetto a quanto avviene per strada, sostanzialmente, sempre dovuta al Covid. Però c'è un bel po', ma per strada, in itinere, recandosi al lavoro, tornando dal lavoro, o si tratta anche di professioni che si svolgono sulla strada, come camionisti? Sono gestite diversamente, ci sono i morti del lavoro nel luogo di lavoro, ci sono i morti sul lavoro perché fanno attività lungo le strade, pensiamo ai trasportatori, e poi ci sono gli infortuni in itinere, che nulla hanno a che vedere con il mondo del lavoro, però sono riconosciuti dall'INAIL perché avvengono nel tragitto casa-lavoro. Quindi questo sono una cosa a sé stante comunque, sì, sempre infortuni di lavoro. Vediamo un po' gli infortuni con esiti mortali, anche questo per settore di attività. Cosa qui emerge? Qui emerge che, a parte quelli che non sono stati individuati... L'INAIL non li ha ancora classificati, potrebbero essere classificati nei mesi successivi. Però, a parte questi, poi il maggior numero di infortuni si hanno nel campo nel settore edile, anche perché è un settore in ripresa ed è un settore che tutti sanno che è un settore pericoloso. Però se lì notiamo, è anche cerchiato, nel settore sanitario c'è stato un boom sia di morti sul lavoro sia anche di denunce di infortuni proprio nel 2020 dovuti all'effetto Covid. Che quella parte cerchiata sostanzialmente, esatto. Quindi che spicca sugli altri. E che sì, vabbè, è fisiologico, per il discorso del Covid non c'era in precedenza, quindi vuol dire che tutto sommato il settore sanitario, socioassistenziale non era così gravato da questo tipo di problematica. Esatto. L'altra cosa invece è l'incidenza degli infortuni con esito mortale, distinzione per settore di attività, poi anche per età, quindi c'è un discorso di incidenza, no? Sì, di età, allora possiamo dire che abbiamo fatto anche un'analisi dell'incidenza, cioè di quanto rischiano le persone sostanzialmente, sia per i lavoratori italiani che per gli stranieri. Risulta che i lavoratori stranieri rischiano quasi il doppio rispetto ai lavoratori italiani.
Il motivo è culturale, l'abitudine a lavorare in sicurezza sicuramente è minore per gli stranieri, la formazione ha un'efficacia diversa perché molto spesso lo straniero non è predisposto, a volte anche non capisce la lingua italiana. E di conseguenza il rischio di queste persone è maggiore. Di questo dovrebbero tenerne conto chi si occupa di sicurezza in azienda, perché se ha molti lavoratori stranieri sa che rischiano di più. Deve intervenire in qualche modo. Deve intervenire. Appunto, vediamo la slide successiva che parlava appunto di incidenza, sempre con esito mortale. E qui cosa si vede invece per genere? La maggior parte gli uomini, no? Quindi genere maschile. Sì, e qui è curioso, se possiamo dire così, che l'indice di incidenza per gli uomini è molto più elevato rispetto alle donne. Si spiega perché gli uomini lavorano e hanno delle occupazioni in luoghi più rischiosi. Pensiamo ai cantieri edili, dove ovviamente la stragrande maggioranza sono tutti maschi, quindi uomini che operano e quindi rischiano di più. L'indice infortunistico è molto elevato per gli uomini, molto basso per le donne. Mortale parliamo, incidenti mortali. Incidenti mortali. Se poi andiamo a vedere le denunce cambia tutto. Infatti dopo vedremo anche le denunce.